Pronto? Ciao, buongiorno, parlo con la Cotto di Chieti. Sì, salve, buongiorno, prego. Ciao, chiamo dalla Medicina 2, sono la dottoressa della Medicina 2 del Sì. Policlinico e devo trasferire una paziente all'ospedale di comunità. Sì, dottoressa, ha già sentito l'ospedale di comunità per la disponibilità di un posto? Sì, ho sentito, ci siamo sentiti e ci aspetta oggi pomeriggio. Bisogna organizzare il trasporto in ambulanza. Va benissimo, dottoressa. Allora, se rimane 2 secondi in linea, che inseriamo la richiesta. Esci dall'ospedale, non sai dove andare? A trovare il posto giusto ci pensa la COT, Centrale Operativa Territoriale, il servizio già attivo nella ASL Lanciano Vasto Chieti. Non sarà più un problema la dimissione dall'ospedale di un paziente che ha superato la fase acuta, ma non può tornare al proprio domicilio perché ha bisogno ancora di assistenza, anche se differente per tipologia o grado di intensità. In provincia di Chieti sono entrate in funzione le centrali operative territoriali, strutture chiave nell'organizzazione sanitaria finalizzate ad accorciare la distanza tra i cittadini e tutti i percorsi di cura. Sono ubicati a Chieti, Casoli, San Salvo, Lanciano con funzioni precise. Lavorano sulla presa in carico, dimissioni e trasferimento dei pazienti, integrando l'assistenza sanitaria con quella sociale. Maria Antonietta Pompeo, che è responsabile delle cosiddette COT. Il servizio prezioso è questo: quando un paziente viene dimesso da un ospedale, molto spesso non si sa cosa fare. Invece voi indirizzate questi pazienti dove? Esattamente, appunto l'organizzazione delle COT funziona così, che nel momento in cui c'è una dimissione dall'ospedale, ma non solo dall'ospedale, anche dal territorio verso l'ospedale o addirittura tra le strutture territoriali, il paziente con una dimissione protetta, quindi che necessita di una continuità assistenziale, il reparto di afferenza si mette in contatto la COT proprio per garantire questa transizione. Questa transizione avviene tramite una piattaforma regionale che parla anche con l'interoperabilità dei sistemi aziendali e verifica in tempo reale appunto la disponibilità di posti letto e pertanto con diciamo, la transizione viene garantita nel più breve tempo possibile la continuità delle cure del paziente, quindi l'allocazione nel giusto setting assistenziale. Francesca Cerratti e Giacomo Bettini, infermieri COT. È naturalmente un progetto in partenza, quindi in divenire poi naturalmente la competenza si allargherà a tutte quelle che sono le strutture della rete territoriale della nostra azienda. Con lei abbiamo fatto prima, evidenziamolo, specifichiamolo, una simulazione. Abbiamo simulato quello che avviene adesso, ovvero che un reparto aveva necessità di trovare un posto letto per una signora, in questo caso per un ospedale di comunità, quello di Casoli, e l'ospedale ci ha contattato, una dottoressa in particolare, e con lei abbiamo compilato la prima scheda di accesso e poi ho provveduto a trasmetterlo all'ospedale di comunità, previa aver capito se ci fossero disponibilità di posti letto. Benissimo, abbiamo avvisato tutti gli utenti, Tutti tutti quanti, sì. gli attori della transizione, quindi è tutto a posto? Tutto perfetto, tutto ok, è andato a buon fine, esito positivo.